Suo figlio ha affrontato la morte con grande coraggio. Perché lo ha lasciato solo sul pianeta Genesis? Spock si fidava di lei. E lei ha voluto negargli il suo futuro. Gli avrei dato la vita se avessi potuto salvarlo. Mi creda se le dico che non mi ha mai chiesto quanto mi dice. Mi aiuti, Jim. Mi riporti a casa. Qui parla Valkris. Abbiamo acquisito i dati del pianeta Genesis. Cosa devo fare? Deve portarli a Monte Seleia, su Vulcan. Soltanto là potranno trovare la pace. L'Enterprise ha compiuto 20 anni ormai, l'ha dimenticato? Ed è ora che vada in disarmo. Quante dita sono queste? Quel figlio di puttana dal sangue verde. Ma se c'è una sola possibilità che Spock abbia un'anima eterna, mi assumo ogni responsabilità. Mi restituisca l'Enterprise. Ci sono indicazioni di una forma di vita animale. Allora, signore? Allora? Allora niente, ma io ci andrò comunque. Capitano, la prego, correremo questo rischio, ma dobbiamo scoprire cos'è. Siamo pronti, signore. Sarà automatizzata al momento dell'attracco. In codice a flotta stellare. Capsula del capitano Spock sulla superficie di Genesis. Sì, signore. Io ho bisogno di stimoli, di sfida, di avventura e magari anche di emozioni inaspettate. Ma lei è molto conosciuto come McCoy di Enterprise. Situazione? Tutte le automazioni pronte e funzionanti. Ormeggi automatici retratti. Beh, sa come si dice, tenente? Se desideri tanto una cosa, alla fine la ottieni. Che vuol dire allarme giallo nella base d'attracco? Signore, vuol dire che qualcuno sta rubando l'Enterprise.